Alla kermesse elvetica troviamo le francesi in grande spolvero. Il gruppo PSA, orfano di DS e della NEA acquisita Opel, si presenta con Peugeot e Citroën, dove si fa grande uso della parola futuro. A parte l'imponente scultura dalla forma di leone che serve a festeggiare come si deve i 160 anni dalla nascita del logo Peugeot, c'è spazio anche per le novità. Si parte dalla nuova Peugeot 508, che riporta i francesi a competere nel segmento delle berline di lusso che contano. La nuova 508 fa dello stile, ma anche del comfort di bordo, un elemento fondamentale. All'interno dell'abitacolo, infatti, è presente l'ultimissima realizzazione del Peugeot e-cockpit, qui declinato addirittura con un touchscreen centrale HD da ben 10 pollici, ma anche la tecnologia è un elemento fondamentale all'interno della vettura. Il pacchetto degli ADAS, i sistemi di assistenza attiva alla guida, vengono ulteriormente elevati, includendo anche per la prima volta nel segmento il Night Vision, il sistema di visione notturna. Il look è quello di un'ammiraglia con abiti da sportiva coupé, mentre per il comparto tecnologico si muove grazie al nuovo cambio automatico ad 8 marce e dai motori benzina PureTech da 180 a 225 cavalli, oppure i diesel Blue HDI da 130 fino a 180 cavalli di potenza. Nello stand francese c'è anche il nuovo veicolo multispazio Peugeot Rifter, quello che di fatto va a sostituire il vecchio partner e si trasforma in quello che sarà il miglior rappresentante della casa d'Oltralpe nel settore commerciale. Lo vediamo anche in versione prototipo, con trazione integrale.